Per la maggior parte dei turisti, la Campania è un insieme di affascinanti costiere, isole e celebri città come Napoli e l'antica Pompei. Ma c'è ancora un'altra Campania che va proponendosi sempre più al visitatore, quella delle aree collinari e montuose dell'interno, dove l'uomo e la natura convivono da millenni in profonda armonia. A queste zone appartengono i territori del Fortore, Alto Tammaro e Titerno, dai nomi evocativi dei fiumi che li percorrono. Paesaggio molto vario, che spazia dai boschi delle zone montane alle colline e ai siti naturalistici delle valli, come l'oasi del rio Grassano e quella di Campolattaro sul fiume Tammaro. Nel parco geopaleontologico di Pietraroia si può fare un tuffo indietro nel tempo di centinaia di migliaia di anni. Questo eccezionale giacimento di fossili preistorici ci ha restituito il cucciolo di dinosauro conosciuto in tutto il mondo col nome di Ciro. Fenomeni carsici di erosione hanno disegnato forme particolari come la morgia Sant'Angelo presso Cerreto Sannita, che sembra una leonessa a guardia della vallata. Le pittoresche gole di Caccaviola, che solcano da millenni la valle del Titerno a Cusano Mutri, sono un vero paradiso per gli amanti dell'avventura. Sulle alture, la faggeta di Bocca della Selva, nella stagione invernale, diventa una rinomata località sciistica. Sui rilievi del Fortore, il vento e i parchi eolici sono preziosi alleati dell'uomo. Più di 2000 anni fa, dominò su questi territori la fiera civiltà dei Sanniti, popolo di guerrieri e fondatori di città come l'antica Telesia, oggi San Salvatore Telesino, che ci hanno lasciato importanti tracce della loro storia e cultura. Lo testimoniano i resti dell'anfiteatro e della cinta muraria, che fu un vero capolavoro di strategia militare. All'epoca romana risalgono il ponte di Fabio Massimo ed il famoso ponte di Annibale, percorso dal prode condottiero cartaginese durante la Seconda Guerra Punica. Di grande valore architettonico è l'acquedotto romano presso Faicchio. Testimonianze del passato sono presenti in tutte le località. Nel centro storico di Baselice si ammirano i portali in pietra e le storiche porte di epoca medievale, recuperate con gli interventi del GAL. Di grande fascino è il centro storico di San Marco dei Cavoti, di origine provenzale, con la sua torre cilindrica. Nell'antichissimo borgo di Castelpagano, le caratteristiche abitazioni in pietra incorniciano il palazzo ducale di epoca normanna. Numerosi sono i castelli, come quello ducale di Faicchio e quello di Casalduni, recentemente restaurato. Nel caratteristico centro storico di Santa Croce del Sannio possiamo ammirare pregevoli palazzi del 600 e 700. Anche nella deliziosa Cerreto Sannita, città di fondazione, sono stati recuperati vari palazzi del centro storico con gli interventi di restauro del programma comunitario LEADER.
una suggestione particolare evoca l'antico borgo disabitato di Apice Vecchia. Abbandonato dopo i terremoti del 62 e dell'80. Un museo a cielo aperto per la sua conformazione urbanistica e per essere un raro esempio di architettura rurale arcaica. Alcune località sono state testimoni di note vicende della nostra storia, quali le rivolte dei briganti, che nel 1861 interessarono Ponte Landolfo e Casalduni. Qualche anno dopo, nella vicina San Lupo, la taverna Jacobelli fu un rifugio sicuro per gli incontri della cellula anarchica che tentò di impedire ai Savoia la conquista del Sud Italia. Antiche strade, chiese, abbazie testimoniano dovunque la devozione di questi luoghi, attraversati dai pellegrini che da Roma dovevano raggiungere Gerusalemme. Percorsi recuperati dal GAL con il progetto La Via Francigena del Sud. Le mete più celebri della fede sono quelle legate alla figura di San Pio. A Pietrelcina, dove egli nacque, è possibile ripercorrere e visitare tutti i luoghi della sua giovinezza. A Morcone, pittoresco paese simile ad un presepe, si può visitare il convento dove svolse il suo noviziato. La religiosità vive la sua espressione più drammatica a Guardia San Framondi, dove ogni 7 anni si svolge una processione unica al mondo, le cui origini si perdono nella storia. Nei musei e nelle botteghe artigiane dei centri storici di San Lorenzello e Cerreto Sannita continua a vivere la secolare arte della ceramica, una tradizione della quale questi luoghi sono ambasciatori nel mondo. Nel Museo degli Orologi da Torre di San Marco dei Cavoti, un'altra antica arte rivive nei pezzi molto rari che sembrano sottolineare il continuo scorrere del tempo. Decantata da Sanniti e Romani, la straordinaria vocazione agricola di questa terra offre ancora oggi numerosi prodotti tipici di grande qualità, conosciuti in tutto il mondo. Le sue colline sono importanti poli della viticoltura italiana, con varietà DOC quali Solopaca, Sannio, Guardiolo, Taburno e Aglianico del Taburno. Questi vini, dal sapore secco e vellutato, si fregiano di vitigni nobili come il Falanghina e l'Aglianico e si possono assaporare lungo la strada del vino e dei prodotti tipici delle terre sannite. Anche l'ulivo abbonda su queste colline con pregiate varietà derivate da selezioni naturali come i preziosi oli extravergini Colline Beneventane e Sannio Caudino Telesino. Tra gli altri prodotti tipici, la mela annurca della Valle Telesina. I formaggi, come i caciocavalli di Castelfranco e quello silano e il pecorino di Laticauda. I salumi a stagionatura naturale, tra i quali spiccano la soppressata sannita ed il prosciutto di Pietraroia. Ottimi i taralli di San Lorenzello. Una vera delizia i torroncini di San Marco dei Cavoti, con mandorle e nocciole ricoperte di finissimo cioccolato.
In varie località si possono ancora assaporare altri preziosi doni della natura, come l'acqua sulfurea che sgorga dalle fonti recuperate recentemente con gli interventi finanziati dal GAL. Il turista che sceglie questi luoghi può trovare ospitalità non solo in alberghi tradizionali, ma anche in prestigiosi centri benessere che riescono a fondere il tipico fascino dell'ambiente rurale con la raffinatezza e il relax più assoluti. Lasciarsi sedurre dal fascino, dalla cultura e dai sapori del Sannio è come fare un viaggio nel tempo alla scoperta della vera essenza della vita.